Nihil sub sole novum, diceva un antico detto. Sotto il sole non accade nulla di nuovo. E infatti, anche oggi, sotto un bel cielo terso e questi raggi che illuminano lo stadio, si giocherà un'altra attesissima partita di pallone. Siamo certi che nemmeno stavolta ci annoieremo, anche perché, grazie al tempo, il campo è in perfette condizioni. Buon pomeriggio e benvenuti da Fabio Caressa. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i tuoi allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. Diamo il via alla partita. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Chiellini sicuramente. Forte, alto, un difensore dalla grande fisicità. Tanto roccioso in difesa quanto pericoloso sui calci piazzati in avanti. Non mi stupirei di vederlo protagonista in entrambe le aree oggi. Sì, per gli attaccanti avversari non sarà facile oggi. João Cancelo. Scodella in avanti. Lorenzo Insigne. Fabian Ruiz. Milik. Callejon. E passa. Arriva il salta e colpisce di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che siano riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Bentancur. Dybala. Mandzukic. Bentancur. Allan. Di forza. Milik. Pallone alto nello spazio. Ecco il filtrante per Lorenzo Insigne. Milik. Prova a prolungare. È libero di creare pericolo. Si libera la grande. Ecco un altro cross. E va a colpire di testa. È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Arriva Cristiano Ronaldo. Callejon riconquista la palla. Bentancur. E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi, la partita è ancora sullo 0-0. Callejon. Callejon. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Callejon non riesce a servire il compagno. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Milik. Provano a ripartire da dietro. Alessandro. Matuidi. Lungo passaggio in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Fabian Ruiz. Zielinski. Prova a salire sulla fascia sinistra. Prova il cross. Decide di non rischiare. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Chiellini. Bentancur. João Cancelo.
c'è la palla lunga in avanti. Bentancur. Fawzi Ghulam riesce a rubargli il pallone. Si stanno tenendo il possesso, ma non riescono a creare veramente nulla. Prova a verticalizzare. Ha la possibilità di andare verso la porta. Zielinski. Può crossare in area. Cross verso il centro. Bello intervento difensivo. C'è spazio per calciare. Alessandro, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Pjanic fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Bel gesto tecnico. Suggerimento Mandzukic. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. L'appoggio sulla fascia. Cerca il cross in mezzo. Libera tempestivamente. Ancora in mezzo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Le squadre stanno tirando il fiato, come giudichi il loro primo tempo? Hanno basato il loro attacco sui traversoni per rifornire la loro linea offensiva. Ma bisognerebbe anche costruire azioni più concrete per dare meno punti di riferimento alla difesa. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato il tabellino. Vediamo se i discorsi dei mister caricheranno le molle degli attaccanti. Si riprende con il secondo tempo. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Cagliacon! Il portiere si oppone. Che grande parata! Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Milik. Cagliacon. Attenzione! Il pallone spinge! Altra chance! Un grande momento di calcio! Un gol magnifico! Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa! Il Napoli segna il gol che sblocca la gara. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore nella pausa, ha funzionato a meraviglia. Bentancur. Joao Cancelo. Fawzi Ghulam è l'autore del fallo. Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. Allan cerca la fondo, palla al piede. Pallone in aria.
pallone lungo in verticale. Prova a giocarla in profondità. Pjanic. Tocco morbido. Pjanic. Matuidi. Suggerimento filtrato per Mandzukic. Ospina dice di no. Ottima la parata del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Khedira avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Lorenzo Insigne. Batta solo, centralmente. Zielinski. Zielinski. Occhio al tiro. Palla fuori di un soffio. Questo è passato vicinissimo. Davvero è stata solo una questione di centimetri. Khedira. L'inizio del secondo tempo ci ha regalato il gol che sta decidendo il match. Il punteggio è quindi di 1-0. Calcio di punizione per la Juventus. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Matuidi. Calcio di punizione per la Juventus. Ci sono tanti difensori in area di rigore, Luca. Credo siano stanchi di subire questo continuo bombardamento aereo. Avere tanti uomini a saltare aiuta. Pjanic. La Juventus si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Paulo Dybala è in una posizione in cui può far male alla difesa. Usi Gulam. Ecco il filtrante per Lorenzo Insigne. Matuidi riconquista la palla. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Milik. Milik. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Palla intercettata. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Difesa energica e decisa. Ecco il filtrante per Lorenzo Insigne. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Alessandro. Matuidi ci mette il fisico e conquista il pallone. Siamo quasi alla fine, devono trovare un modo per avvicinarsi alla porta avversaria. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Il Napoli deve resistere ancora qualche istante.
gioca una palla lunga. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Uno scontro combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Nel secondo tempo sono rientrati dagli spogliatoi con lo spirito giusto e sono riusciti a trovare il gol della vittoria. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Ricambio i ringraziamenti.